Dopo 60 anni il Pescara torna a vincere al Pino Zaccheria conquistando 3 punti di platino e iniziando il 2018 come meglio non si poteva. A regalare i 3 punti al Delfino ci ha pensato Leonardo Mancuso con un gol realizzato al 44esimo del primo tempo. Un successo molto sofferto per Fiorillo e compagni al cospetto di un Foggia sciupone capace di creare grossi problemi biancazzurri. Per il Pescara contava però soprattutto vincere e i 3 punti che valgono l'aggancio al treno playoff sono puntualmente arrivati a conferma che il vento sta finalmente iniziando a girare anche dalla parte del Delfino. A Foggia si presenta il Pescara del vecchio anno e senza i volti nuovi. Gravion non è convocato perché in attesa della documentazione ed è out anche Falco che non è al meglio della condizione. In attacco con Pettinari e Mancuso c'è l'ex atalantino Capone. Diversi invece i volti nuovi fra i Satanelli, protagonisti sul mercato con diversi acquisti e anche cessioni. In campo dall'inizio gli ultimi arrivati Kragol, Zambelli, Greco e Tonucci. Clima molto caldo con spalti praticamente gremiti nell'impianto pugliese con quasi 14.000 spettatori, fra cui 520 supporters biancazzurri. In campo dirige Sacchi di Macerata. Ovazione per Zeman all'inizio della gara da parte dei tifosi di casa, sostenitori adriatici che entrano allo stadio con abbondante ritardo rispetto all'inizio del match. Avvio aggressivo come prevedibile della squadra di Stroppa. Al nono minuto, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, l'ex Nicastro va a colpire di testa la parte superiore della traversa della porta di Fiorillo che dopo qualche atto nel corso di un'azione tambureggiante dei pugliesi viene salvato dal palo clamoroso colpito ancora da Nicastro. La squadra di casa preme all'undicesimo e Kragol dai 25 metri a chiamare alla respinta con i piedi l'estremo biancazzurro. La squadra di Zdenek Zeman soffre ma al 17esimo ci vuole un miracolo di Guarna su conclusione velenosa di Brugman per evitare il vantaggio abruzzese. Con il trascorrere dei minuti si placa la foga dei Satanelli che però fanno molto possesso palla. Il Pescara soffre, stringe i denti e cerca di ribattere colpo su colpo. Al 27esimo però è ancora Mazzeo per il Foggia dopo una buona giocata a chiamare alla parata con la manona Vincenzo Fiorillo. Ancora Mazzeo pericoloso alla mezz'ora quando davanti al portiere abruzzese non riesce a colpire di testa come vorrebbe. La gara si mantiene aperta e viva con i pugliesi a fare la partita di Delfino ad agire in contropiede andando a colpire puntualmente al 44esimo del primo tempo nella più classica azione di rimessa con la rete di Leonardo Mancuso che su assist di Antonio Mazzotta con una zampata felina va a superare Guarna andando poi ad esultare sotto il settore di Curva Nord dove si trovano i 500 tifosi biancazzurri. Nella ripresa il Pescara si ripresenta in campo con Baez al posto di Capone. Foggia subito aggressivo come ad inizio di partita, al nono pericolo in area biancazzurra con un cross di Kragol per Agnelli che di testa mette alto. Così come nel primo tempo il Delfino soffre e stringe i denti. Al 21esimo infatti ancora il Foggia a rendersi pericoloso dalle parti di Fiorillo. Stroppa richiama in panchina Nicastro per Beretta e poi manda in campo qualche minuto dopo Scaglia per Zambelli. Trascorrono lenti i minuti con la diga biancazzurra che regge. Zeman rinforza di muscoli il centrocampo mandando poi sul terreno di gioco Koulibaly per Valzania. Al 37esimo bella azione di Pettinari che poi però tira debolmente in area fra le braccia di Guarna. Si arriva così ai palpitanti minuti finali quando al 44esimo Beretta ha in area un buon pallone con Fiorillo che va però a parare a terra. Nel recupero poi Baez fallisce il 2-0 ma poco importa visto che poco dopo arriva il triplice fischio finale di Sacchi di Macerata con la festa dei biancazzurri che vanno sotto il settore dei propri tifosi per festeggiare la conquista di 3 punti che valgono soprattutto la zona playoff.